Un amore al giorno, un po' come la mela, toglie il medico di turno. Fedez continua ad essere sulla cresta dell'onda e non solo per il platino vinto grazie alle ultime fatiche discografiche in compagnia di Lunga Ax, Light vorrei ma non posto. Il rapper è single ma non troppo. Dopo il flirt con l'esuberante DJ australiano dai capelli turchesi, Tiger Lily, pare che stia frequentando la YouTuber Greta Menchi. Galeotto un aggiornamento su Snapchat che lo stesso Fedez ha postato su Twitter, in cui la bacia appassionatamente in una discoteca. I due erano entrambi lì per festeggiare il compleanno di lei. Sarà flirt, amicizia o vero amore? Moglie boy dei paesi tuoi. Pare che Fedez abbia ben capito un proverbio antico di quelli che hanno sempre ragione. La storia con Tiger Lily non è andata bene perché c'era una differenza culturale insanabile, nonostante in quei giorni si fossero sempre mostrati prodighi di baci, coccole e carezze. Non era tutto oro quello che luccicava e così la storia è terminata. Adesso che è tornato stabilmente in Italia, il motto è trovare una ragazza del bel paese. Pare che l'estate 2016 la passerà sotto il sole dell'amore. Fedez e la rissa con MC Cece. Il rapper è stato protagonista di una rissa al Nameless Festival, uno scontro con MC Cece reso noto proprio da questo rapper meno noto che, attraverso la sua pagina Facebook, ha fatto sapere. Ci ha provato in tutti i modi a rovinare il Nameless il rapper Fedez. Tirarmi un pugno e poi farsi difendere dai butter fuori non ti fa uomo. Non ti fa nemmeno artista. Non ti fa nemmeno onore. Presento questo festival da sempre e venire qui ad alzare i toni con Alesso e con me dovrebbe farti capire che hai bisogno di aiuto. Difeso dalle guardie del corpo? Tu ne hai bisogno io no. Ospite del Fatto Quotidiano, Fedez ha replicato. Ieri è uscito un articolo secondo cui io avrei dato un pugno durante un festival con 10.000 persone. Nessuno ha visto un cazzo. Non c'è un video. Questa persona fa insulti omofobi davanti a 10.000 persone con un microfono, c'è il video. Ma si preferisce pubblicare che Fedez tira un pugno ad una persona. Chi se ne frega.